Benvenuti in questa nuova rubrica che si intitola Strange Gaming, dove parlerò di giochi molto strani, bizzarri, inquietanti o semplicemente horror. In questo caso parliamo di Dylan Dog. Questo gioco qui fa parte di una serie di giochi che venivano venduti in edicola nei primi anni 90. Ecco qui, adesso dobbiamo. Ecco, abbiamo calibrato il joystick, iniziamo. Ecco qui, vediamo questo volto demoniaco. Cliccando le varie parti del suo volto abbiamo le parole di una profezia terribile. Vediamo un po'. In sostanza, Dylan Dog. La simul mondo era. Ecco, abbiamo cambiato volto. Qui c'è una specie di zombie. Abbiamo dei messaggi a rovescio. Vediamo un po' se riuscite a decifrarli. Io non ve li dico, ma sono molto facili da decifrare. Vediamo un po' cliccando sulla parte giusta. Ecco qui, adesso il volto si trasforma nel volto di Dylan Dog. Adesso inizia la. Questo era il prologo, inizia l'avventura vera e propria, dove c'è questa cliente di Landog che gli chiede di indagare nella sua casa infestata di ombre, di spiriti, ectoplasmi, non si sa cosa sono queste ombre misteriose che sono nella sua casa. Allora, dicevo, il Simulmondo era una casa che inizio che ebbe successo inizio, inizialmente con un gioco che si chiama Formula 1 Manager e con altri giochi manageriali o action. Poi comprò i diritti di Dylan Dog e fece un gioco che si chiamava Dylan Dog e gli Uccisori, venduto nei negozi. Allora, non ho ancora accettato. Allora, queste ombre si limitano a terrorizzarvi o qualcosa di più? Sono legate alla casa queste ombre, quindi ci dice. La casa lei l'ha ereditata. Queste ombre la vogliono mandare via. Volete visitare la casa con me? La storia non lo convince. Arriva, ecco, Groucho, che ovviamente spara alcune delle sue battutacce terribili. Ovviamente la figura di Groucho è ispirata al noto attore Groucho Marx, noto attore del cinema degli anni 30 e 40. Ecco, la ragazza scompare e lascia Dylan Dog come un deficiente da solo. La porta si chiude. Ecco, Dylan Dog va in strada ma non la trova più. Ma c'è in basso a destra c'è un qualcosa, sembra un gatto trasparente, l'ombra di un gatto. C'è qualcosa di molto sinistro in questo gioco. Ecco Dylan Dog che decide di andare, di investigare, di andare a questa casa misteriosa. Prova ad entrare dalla porta d'ingresso. Ecco Dylan che si accinge ma la porta pare che non si apra. Dicevo che Dylan Dog. Devo cercare un altro ingresso, ok. Dicevo che Dylan Dog sostanzialmente è. Dopo il gioco degli Uccisori, la Simulmondo fece una serie. Ecco, c'è una finestra, proviamo a entrare. Ecco, con un piccolo sforzo. Ecco, ha perso la presa col piede e purtroppo cade, si infilza sulla grada. Abbiamo fatto una brutta fine, adesso riproviamo. Ovviamente quella finestra non è. Ecco, i programmatori, come vedete, sono tutti italiani. Continuiamo. Ovviamente la finestra non la dobbiamo più prendere, mi pare il minimo, perché abbiamo fatto una brutta fine. Prendiamo qui. Niente, la finestra no, non la vogliamo. Via, via, via. Scambiamo via dalla finestra. Andiamo sul retro della casa. C'è qualcosa per terra, sembra un mattone. Qualcosa, abbiamo preso una piccozza abbiamo preso. Esploriamo il retro della casa ma non troviamo nulla di particolare. Dicevo, uscirono questi giochi da edicola che venivano venduti a 15.000 lire. C'era un mini fumetto e due dischetti, uno per Amiga e uno per PC. Noi adesso stiamo vedendo la versione PC perché era un po' più ricca di contenuti. Diciamo, su Amiga hanno tagliato qualche cosetta. Vediamo un po'.
Ecco, c'è un'altra statua, anche questa senza testa, sopra c'è un qualcosa. E il gatto di prima che avevamo visto davanti a casa di Landopio, credo. Ecco, giuro che è lo stesso che ho visto davanti a Cramer Road. Proviamo a prendere il gatto. Il gatto sfugge, ma c'è un buco nel muro. Che facciamo? Proviamo a entrare nel buco? C'è un brutto presentimento, però. No, andiamo presso il gatto, vediamo un po'. Proviamo a raggiungere il gatto. Possiamo cliccare o sul paesaggio o sul gatto. Direi che sul paesaggio nel caso, altrimenti Dylan cadrà di sotto, credo. Si scivola, proviamo a raggiungere il gatto qui su questa balaustra. Ah, ripasso falso di nuovo, ecco, lo sapevo. Dylan cade nel vuoto ed eccolo che si sfracella sulle macerie. Che brutta fine. Ah, dicevo che i giochi della Simul Mondo venivano venduti in edicola a 15.000 lire l'uno e c'erano due dischetti e fumetto. Di Dylan Dog ne uscirono, mi pare, 13 o 17, adesso non ricordo, mi pare 17. E i giochi erano divisi in tre capitoli, cioè ogni gioco, ogni tre giochi si concludeva un arco narrativo, cioè una storia era inclusa in tre giochi. Però, nonostante questi giochi avessero i nomi dei numeri del fumetto, non c'entrano assolutamente nulla perché le storie erano completamente diverse. Ecco, andiamo dal gatto. Attenzione che sotto ci sono gli spuntoni. Proviamo a entrare nel buco stavolta, va. Ah, ecco, Dylan con la piccozza che abbiamo preso prima cerca di allargare il buco per poter entrare. E dicevo, questa è Simul Mondo Adventure, questa si chiama Ombre, questa che stiamo giocando adesso, ed è la numero 4, cioè ovvero la prima del secondo arco narrativo, perché ogni tre numeri si concludeva una storia sostanzialmente. Ecco, Dylan è cascato ma sta ancora bene fortunatamente. Eccoci all'interno, e a chi ha giocato agli Uccisori noterà parecchie somiglianze col gioco Gli Uccisori. Vediamo un po', proviamo a entrare in questa porta. Ecco, c'è un bel saltino. E dicevo che una delle più belle avventure di queste Simul Mondo Adventures era la numero 3. Non è niente importante, c'è una chiave inglese, la prendiamo. La numero 3 che era Storia di Nessuno. Anche il fumetto Storia di Nessuno era molto bello, ma il gioco è una delle migliori di Simul Mondo Adventures e si svolgeva in due ambientazioni, la prima in un cimitero abbandonato e la seconda in un villaggio maledetto. Seconda fase che somiglia un pochino a un Resident Evil un po' strano. C'è un armadio, dietro l'armadio c'è qualcuno, vediamo chi è. Ecco un vecchio che somiglia parecchio al, chiediamogli chi è, somiglia parecchio al vecchio del film Phantasm di Don Coscarelli. Infatti Dylan Dog, sia il fumetto che i giochi, sono pieni zeppi di citazioni. Diciamogli che ci chiamiamo Dylan Dog, diciamogli la verità. E lui dice, strano nome, suona falso, in effetti non possiamo dargli torto. Cosa facciamo qui? Mi ha assunto una donna, la conosci? Ci sono qui, non ce ne sono più. E te credo, se n'è andata. Forse da qualche parte c'è la loro ombra. Cosa mi sai dire delle ombre? Tutto ombra qui dentro. Senza luce non esiste neppure l'ombra. Vabbè. Ovviamente il vecchio delira, quindi è meglio andarcene. È meglio non farlo incacchiare, altrimenti io ricordo che all'epoca ce l'avevo su Amiga questo gioco qui. E ricordo che se il vecchio, se tu lo fai incazzare, il vecchio ti ammazza, perché tipo nel bastone c'è una lama o qualcosa del genere. Vediamo un po', andiamo avanti in questo corridoio gigantesco. C'è un saltino. Qui è chiuso. Oh, attenzione, c'è una lampada ad olio. Proviamo ad accenderla. Dylan Dog si spaventa, cosa è successo? La sua ombra. Ecco,
L'ombra però ha una spada, è un'ombra un po' particolare che sta cercando di uccidere il nostro Dylan. Che facciamo? Proviamo ad attaccare l'ombra. Si può uscire dalla. Si può attivare la finestra, solo che non abbiamo fatto in tempo. E l'ombra ci colpisce sulla capoccia, sul cranio, ci spacca il cranio. Ecco che Dylan è morto di nuovo. Di queste Simul Mondo Adventures ne furono fatte tantissime e ci fu anche quelle di Tex e quelle di Diabolic, ci furono anche quelle di Spider-Man addirittura. Riproviamo, stavolta proviamo ad attivare la finestra, vediamo un po'. Clicchiamo sulla finestra, apriamo la finestra. La luce, il vento fa spegnere la luce e l'ombra scompare. Ecco qui. Proviamo a proseguire un po'. Non ricordo assolutamente come si finiva questo gioco. Abbiamo la chiave inglese, proviamo a usarla su questo macchinario. Non succede nulla, però forse ci serve un altro oggetto. Qua è chiuso. No, è aperto. C'è un'altra porta, proviamo a entrare. Di Landogo vennero fatti tantissimi giochi, ce ne furono anche fatti tre per Commodore 64, di cui forse parleremo più avanti. Abbiamo ritrovato il vecchio, parliamoci un attimo. L'abbiamo già incontrata, le ombre non muoiono mai. Come posso uscire di qui? Basterebbe una chiave che potrei darti, ma prima devi portarmi l'ombra piccola, quella con i riflessi d'oro. Probabilmente sta parlando di una suppellettile, di un oggetto prezioso da trovare. Sei pazzo, diciamo. Sono pazzo, ma tu di più. Non si è incazzato, stranamente, non ci ha ucciso. Cosa strana. Proviamo a entrare da questa porta. Va bene, il gameplay si sta un po' allungando. Penso che per ora finiamo qui. Magari lo riprenderò in un prossimo video questo gioco. Oppure proverò altri Simul Mondo Adventures. Dipende da. Vediamo un po' se riceverò delle richieste in merito. Vediamo un po' se continuare questo gioco, farne un altro o che cosa. Magari nel prossimo episodio di Strangemente vi parlo di qualcosa di completamente diverso. Così variamo un po'. Poi magari lo riprenderò più avanti questo gioco. Siamo ritornati al vecchio di nuovo. Va bene, qui davanti al vecchio vi do appuntamento al prossimo episodio di Strange Gaming. Per questa volta è tutto. Alla prossima!